Sempre più persone vogliono iniziare ad investire in borsa, ma la paura principale che attanaglia tutti i nuovi investitori in erba è sempre la stessa. E se poi perdo tutti i miei soldi? Il video di oggi vuole essere una guida, passo passo, per chi parte da zero. Cercherò infatti di fornirti tutti gli strumenti necessari per poter partire con più consapevolezza e soprattutto più tranquillità. Prima di cominciare con il video però una cosa veramente importante da tenere sempre a mente: investi sempre tutto quello che sei disposto a perdere. Poi ovviamente andremo a vedere anche nel corso del video che gli storici da qui a 30, 40, 50 anni indietro ci dicono e ci fanno stare più tranquilli, perché è una cosa davvero remota, è molto difficile che il mercato azionario vada in perdita nel lungo periodo, però tu tienilo sempre a mente. In questo video, se te lo stai chiedendo, non parleremo assolutamente né di criptovalute né di market timing o roba del genere, no, parleremo di mercati azionari, azioni ed ETF. Partendo da zero, passo passo, arriverai anche tu ad essere un investitore consapevole. E quindi prendi carta e penna e segui il video fino alla fine. Nel frattempo, se questi argomenti ti interessano, lascia un like a questo video, iscriviti al canale in modo tale da aiutarmi con l'algoritmo di YouTube per far arrivare questi contenuti a più persone possibili e ovviamente a far crescere il canale. Ti consiglierò anche dei libri che sono il must per incominciare ad investire, ma li vedremo alla fine di questo video. Il mercato azionario: se hai deciso di diventare un investitore, beh, sappi che lo andrai a fare proprio lì. Ma cos'è esattamente questo mercato azionario? Beh, è il luogo dove si acquistano e vendono azioni. Un titolo azionario, o più semplicemente un'azione, è un piccolo pezzettino di un'azienda che nel momento in cui si quota in borsa diventa una società e infatti vende piccoli pezzi di se stessa sotto forma di azioni. Se ad esempio tu volessi investire in Amazon, investire 100 euro in Amazon, beh, tu diventeresti un piccolo socio di Amazon. Una volta che tu avrai comprato queste azioni, se nel corso del tempo Amazon andrà bene, i tuoi 100 euro potrebbero diventare 105, 107 euro. Allo stesso modo, nel momento in cui Amazon andasse male, i tuoi 100 euro potrebbero diventare 98, 99, 97. Ma come facciamo esattamente ad acquistare queste azioni? Beh, è molto semplice. Dobbiamo utilizzare un broker. Ce ne sono tantissimi in circolazione, ma per definizione un broker è una piattaforma che ci dà la possibilità di ricercare le aziende di cui vogliamo acquistare le azioni e semplicemente con un click sul computer o un tap sul cellulare ci dà la possibilità di farlo molto velocemente. A differenza di qualche anno fa, dove per poter entrare in questo mondo dell'investimento bisognava recarsi presso il proprio istituto di credito ed aprire una posizione da investitore, oggi lo possiamo fare comodamente da casa. La quasi totalità dei broker sono tutti gratuiti, ma ovviamente i broker non sono una onlus, e quindi sappi che il broker non guadagna dalla tua iscrizione, ma ogni volta che compri e vendi un'azione trattiene una piccola percentuale. Come già detto, esistono tantissimi broker, magari in descrizione ti lascio i link a dei broker che sono sicuri, perché ahimè anche in questo mondo, quello finanziario e degli investimenti, ci sono truffe. Io personalmente utilizzo DeGiro, infatti su DeGiro ci sono milioni di ETF da poter acquistare. Addirittura c'è una lista di ETF totalmente gratuiti. Ma cosa sono esattamente questi ETF? Beh, possiamo dire che l'ETF è un fondo di investimento, un paniere di azioni che seguono degli indici. Esistono in realtà tantissime tipologie di ETF. Se ad esempio volessimo investire in ETF che trattano di aziende nel ramo dell'IT, quindi aziende tecnologiche, beh, troveremo sicuramente degli ETF che al loro interno hanno tutte le più grandi aziende tecnologiche del mondo, d'Europa, d'America, c'è veramente di tutto. A mio modesto parere, ed è per questo che adoro gli ETF, questa è una cosa fantastica, perché non dovremmo noi andare a manina a ricercare l'azienda che ci interessa, ma possiamo, attraverso l'acquisto di un ETF, andare ad acquistare tutte le aziende di un determinato mercato o di una determinata tipologia. Gli ETF però, oltre a, come abbiamo visto, seguire le azioni, quindi una determinata tipologia di aziende, possono andare a replicare anche degli indici. Gli indici, infatti,
infatti seguono l'andamento di un insieme di azioni. Il più famoso, che avrete sicuramente sentito anche se ancora non avete iniziato ad investire, è sicuramente lo Standard & Poor's 500, S&P 500, che altro non è che un indice che al suo interno contiene le 500 aziende americane a più alta capitalizzazione. Anche per quanto riguarda gli indici, in realtà ce ne sono davvero tantissimi. Basta andare sul nostro amico Google, scrivere indici di borsa e vi verrà la lista di tutti quelli che esistono. Ovviamente l'S&P 500 è quello più famoso. Ma come faccio esattamente ad acquistare un'azione? Beh, quando entriamo nel nostro broker possiamo ricercare il nome dell'azione che vogliamo acquistare oppure dell'azienda, acquistare, quindi pagando col nostro conto corrente o con le nostre carte di credito, e il gioco è fatto. Cerchiamo l'azienda su cui vogliamo investire, ad esempio Apple. Sul broker che state vedendo, eToro, vi lascio anche di questo il link in descrizione, potete comprare una parte dell'azione. In alcuni broker infatti hai la possibilità di comprare una frazione di un'azione. Adesso però cerchiamo di capire come si guadagna acquistando azioni. Ci sono tipicamente due possibilità: comprare un'azione e rivenderla ovviamente quando il valore di quest'ultima sarà più alto, oppure attraverso la liquidazione dei dividendi. Nel primo caso, per rifarci all'esempio precedente, abbiamo acquistato un'azione Amazon a 100 euro. Dopo due mesi Amazon va talmente bene che quell'azione ha un incremento del 10% e quindi va 110 euro. Beh, rivendendola noi abbiamo guadagnato 10 euro. I dividendi invece funzionano in modo diverso. Non dobbiamo comprare e vendere azioni, una delle cose che personalmente vi consiglio di non fare, ma a discrezione dell'azienda, tenendola nel nostro portafoglio azionario, quando l'azienda distribuisce i dividendi ed è in positivo, ogni 3, 6, 12 mesi, dipende un po' dall'azienda che andrete ad acquistare, beh, rilascerà i famosi dividendi e quindi vi verrà proprio bonificato il vostro guadagno. Molto semplice. Ma arrivati a questo punto, perché è importante investire? Ovviamente la prima risposta che viene in mente un po' a tutti è per diventare più ricchi, e va bene. Ma un'altra cosa molto molto importante che ci permette di fare l'investire i nostri soldi è quella di tutelarli. Infatti andremo a combattere l'inflazione. L'inflazione altro non è che quel processo che anno per anno va ad erodere il valore dei nostri soldi. Faccio un esempio per cercare di essere il più chiaro possibile. Se nel 2021 avete 100.000 euro, con quei 100.000 euro probabilmente riuscireste a comprare un bilocale. Ma se voi quei 100.000 euro li tenete fermi sul conto e andate a riutilizzarli tenendoli fermi lì senza investirli fra 20 anni, probabilmente con 100.000 euro il massimo che potreste fare è comprarvi una macchina. Quindi il valore dei soldi viene eroso ogni anno dall'inflazione. L'inflazione solitamente si aggira fra l'1 e il 2% annuo. Quindi attenzione, non sottovalutate l'inflazione. Ma se investo, devo pagare le tasse? Beh, ovviamente sì. Ma c'è una buona notizia: le tasse le andrete a pagare solo ed esclusivamente sui guadagni. Quindi se avete comprato la famosissima azione di Amazon a 100 euro e avete generato il 10% di guadagno, e quindi 10 euro, beh, voi andrete a pagare le tasse solo sui 10 euro, non sui 110 euro. In Italia infatti la tassazione sulle plusvalenze, e questo è il nome che si dà ai guadagni dalle azioni, è del 26%. Quali siti o portali iniziare a seguire per farsi le ossa e diventare un abile investitore? Beh, sicuramente Yahoo Finance e investing.com, per rimanere sempre aggiornati ed avere tutte le news di mercato. TradingView invece è importantissimo per iniziare ad assaporare i grafici e cercare di capire un attimino come funzionano i grafici relativi alla vostra attività da investitori. Come broker, come detto prima, personalmente utilizzo DeGiro, ma anche eToro, ti lascio tutti e due i link in descrizione, è sicuramente un ottimo broker con cui iniziare. Ricordatevi che tramite eToro potete comprare anche dei pezzettini piccoli dell'azienda, qualora voi non abbiate i soldi per poter acquistare l'azione intera. Se questi due broker per qualunque motivo non vi piacciono, cercate di tutelarvi dalle truffe. Esistono tantissimi broker truffa. Un piccolo espediente per andare a controllare se è affidabile o meno il broker che andrete a scegliere, scrivete il nome del broker su Google, scrivete regolamentazione e vi verranno fuori tutta una serie di articoli. Considerate che tutto
tutte le piattaforme che sono presenti anche in Italia devono essere regolamentate e supervisionate dalla Consob, quindi se trovate questa dicitura Consob potete andare tranquilli. Se sei arrivato a questo punto del video, beh, probabilmente avrai bisogno di qualcosa di un pochino più sostanzioso da leggere e imparare per diventare veramente bravo negli investimenti. Beh, allora a questo punto non posso fare altro che consigliarti dei libri che sono fantastici, sono la base, devi necessariamente comprare, anche di questi ti lascio il link in descrizione, e sono L'investitore intelligente e Il piccolo libro dell'investimento. Come gestire il rischio? Beh, questa, ragazzi, attenzione, fateci molta attenzione, perché questa è la parte forse più importante di tutto quello che stiamo dicendo oggi. In apertura, infatti, ti ho raccomandato di tenere sempre a mente di investire solo ciò che potenzialmente sei disposto a perdere. Ma c'è un'altra cosa molto importante. Sto parlando della diversificazione. Il termine diversificazione è un termine molto importante nel settore degli investimenti. Ti faccio un esempio in modo tale da fartelo comprendere meglio. Nel momento in cui tu hai 1000 euro da investire, c'è una netta differenza nell'acquistare 1000 euro di una sola azienda, quindi 1000 euro di azioni dell'azienda X, piuttosto che acquistare con quei 1000 euro le azioni di 300 aziende. Anche se una, due di queste 300 azioni dovesse fallire, i tuoi 1000 euro sono molto al sicuro. Questa è una cosa fondamentale, la diversificazione delle tue azioni, dei tuoi ETF. Gli ETF abbiamo visto che al loro interno contengono tutta una serie di azioni delle più disparate aziende di un settore o di un mercato, quindi sono molto più sicuri, ma tieni sempre a mente la parola diversificazione. Oh, quanti euro devi investire all'inizio? Una piccola cifra, la più piccola che puoi, più piccola di quanto stai pensando. Perché? Perché come in ogni cosa, anche negli investimenti finanziari, l'esperienza la fa da padrona. Quindi, man mano che acquisirai esperienza, andrai ad investire delle cifre sempre più grandi. Parti in piccolo. La percentuale da investire poi ovviamente è molto personale. Se tu lavori e hai un lavoro a tempo indeterminato, ma vivi ancora in famiglia e quindi non hai grosse spese, ovviamente quello che puoi permetterti di investire è maggiore rispetto a chi fa il tuo stesso lavoro, ma magari ha un mutuo, ha una famiglia e ovviamente necessariamente avrà una percentuale di investimento più risicata, quindi è una cosa molto soggettiva. Ma se sei proprio all'inizio, parti in piccolo, anche se hai lo stipendio tutto a disposizione. E qualora tu dovessi commettere degli errori, come gestirli? Capiterà di sbagliare, e questo, devo dire la verità, non è sempre un male. Anche per questo ti conviene, come abbiamo detto nel punto precedente, investire poco. Ogni errore ti darà un bagaglio di esperienza e tu sarai più avanti del 90% delle persone che magari studiano, leggono, ma non comprano mai il loro primo ETF. E inoltre cerca di investire solo in cose che riesci a capire. Se per esempio non ne capisci nulla di criptomonete e tutto ciò che c'è dietro, beh, non investire in criptomonete soltanto perché tutti ne parlano. Paura ed emozioni legate agli investimenti. Questo è un tema che mi tocca particolarmente, perché quando ho iniziato ormai qualche anno fa ero molto molto teso tutte le volte che acquistavo e andavo a controllare come stessero performando le azioni e le ETF che avevo acquistato. Capiterà infatti di vedere il vostro conto in rosso perché le azioni stanno performando male e saranno in negativo. Dopo qualche mese lo ritroverete in positivo e così dopo qualche mese ancora lo ritroverete rosso, ma non dovete scoraggiarvi. È una cosa che non dovete fare, soprattutto se come me prediligete l'acquisto di ETF per un lungo periodo. State tranquilli, voi fino a quando non vendete quello che avete acquistato non avete perso neanche un euro, anche se il grafico va verso il basso ed il valore è negativo. Finché non vendete, non avete perso neanche un euro. Ricordatevelo. E quindi iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia un like a questo video per aiutare l'algoritmo di YouTube a far vedere questo video a più persone possibili. Inoltre, su Instagram ho lanciato un nuovo progettino, te lo lascio qui. Si chiama Inizia dal Budget. Sono super presente su Instagram, quindi qualsiasi domanda, dubbio, incertezza puoi farmela direttamente lì, nei direct. Noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti per aver guardato. Ciao giovani!